Noi siamo un parco regionale, quindi sostanzialmente tutti i progetti della regione Liguria che ci possono riguardare, ci interessano e ci coinvolgono. Un progetto regionale che seguiamo tramite il COREM e anche con dei fondi europei dello strumento POR, che si chiama Il gusto della biodiversità. Permette da un lato di tutelare questi aspetti naturalistici, ma al contempo di aiutare quelli che sono i nostri allevatori, i nostri contadini a continuare a fare il loro mestiere tradizionale. E in più posso dire che il parco mantiene faticosamente, perché comunque diciamo le risorse sono quelle che sono, ma mantiene 500 km di sentieri segnalati, quindi un patrimonio per il trekker, per l'escursionista, credo unico a livello ligure. Costa Edutainment è conosciuta principalmente per la struttura Acquario di Genova, che è la struttura più famosa, ma non tutti sanno che, oltre Acquario di Genova, Costa Edutainment gestisce il Galata Museo del Mare, la Biosfera, la Città dei Bambini, l'ascensore panoramico Bigo e, ormai fuori Genova, le ultime entrate che sono l'Acquario di Livorno, l'Acquario di Cattolica e l'Acquario di Calagonone. In Cami in Liguria, che è il tour operator, attraverso una serie di cataloghi rivolti al pubblico e alle scuole, permette di fruire attraverso pacchetti e attraverso proposte personalizzate di tutte queste strutture. Costa Edutainment principalmente sta lavorando su una serie di progetti che sono la parte meno conosciuta dell'Acquario di Genova, cioè tutto ciò che avviene dietro le quinte dell'Acquario di Genova. Un esempio possono essere i progetti Delfini Metropolitani, che viene fruito dal grande pubblico attraverso l'escursione di avvistamento dei cetacei, ma che è un progetto che da tantissimi anni studia proprio il comportamento di questi splendidi esemplari vicino alle città. Oppure progetti quali il pesce ritrovato, Choose the Right Fish o Fish Scale, che permettono di conoscere quali specie possono occupare le nostre tavole e quindi aiutarci in un consumo responsabile delle risorse ittiche. È molto importante che il consumo del pesce avvenga secondo una serie di direttive che i nostri ricercatori cercano di rendere di pubblica conoscenza, quali ad esempio le taglie minime da poter consumare affinché il pesce si possa riprodurre almeno una volta nella vita e quindi si possa preservare la specie, oppure secondo della stagionalità un pesce locale, un pesce nostrano e un pesce che attualmente non viene utilizzato, ma non per questo non è altrettanto buono. Porto molto grande, 1509 posti barca, abbiamo tutto qui a Lavagna a livello di servizi per la nautica, direi che siamo senz'altro all'avanguardia. Siamo stati accodati, diciamo, a un progetto interregionale dove venivano coinvolte diverse regioni d'Italia e la Corsica e la Francia, una sorta di assistenza globale per i mestieri della nautica. Il nostro comune ha avviato ormai direi da alcuni anni, in collaborazione con Regione e Provincia, in particolare con Regione Liguria, un progetto di valorizzazione e promozione di tutto ciò che riguarda la filiera corta e il chilometro zero. Sono due progetti che con Regione Liguria, uno in particolare proprio sul Terragir, che sono le vetrine agroalimentari di qualità, è un progetto che stiamo avviando, fra l'altro un progetto anche innovativo con tutto un sistema di rete che avrà dei punti sul territorio di promozione e di conoscenza di quelle che sono tutte le aziende proprio del nostro comprensorio, di questa importante realtà della Liguria. Questa zona è caratterizzata dalla presenza del torrente Entella con tutto il suo bacino, che è uno dei punti di approvvigionamento di acqua più importanti della zona. Il principale rischio per la risorsa idrica è quello della risalita del cuneo salino. Attraverso appunto questo progetto RESMAR, l'azione F, si andrà a definire un modello matematico per poter simulare le diverse azioni della risalita del cuneo salino in base alle stagioni e in base al prelievo di acqua dai vari pozzi in cui si preleva appunto l'acqua per il consumo umano. Il rapporto col porto deve essere, come dire, ampliato e modificato per integrarlo completamente con la città, che in oggi lo è parzialmente. La difesa del litorale, il progetto La Barbera, prevede di risistemare tutti i 13 pennelli e con del materiale di ripascimento consistente. Se questo modello va bene, come sembra stia andando bene, potrebbe essere, come dire, esportato in altre realtà dove l'erosione del mare ha creato dei danni.